Rapidamente, quali sono le motivazioni di questo presidio di oggi? Sappiamo che il prossimo anno scolastico inizierà l'11 settembre e vogliamo che il Comune avvii i servizi di assistenza scolastica agli alunni disabili esattamente l'11 settembre. Siamo qui per questo, perché gli altri anni il Comune ha sempre fatto iniziare il servizio o una settimana o due settimane o tre settimane dopo, e quindi gli alunni disabili non hanno assistenza. Questo crea un disagio alle famiglie, agli alunni in primis, e anche a noi, che dobbiamo poi entrare in servizio successivamente e tappare e risolvere i problemi che si sono creati in quelle prime settimane. Ma esiste anche un problema di reddito? Esiste anche un problema di reddito, perché veniamo da tre mesi, quando ricominceremo a settembre, veniamo da tre mesi di sospensione estiva senza nessun tipo di reddito e senza nessun tipo di ammortizzatore sociale. Ma non ci sono ammortizzatori sociali per voi? No, perché abbiamo un contratto a tempo indeterminato e la legge non prevede, per chi non ha lavoro ed è sospeso, nessun tipo di ammortizzatore sociale per chi è sospeso. Quindi è una situazione di estrema difficoltà. Sì, perché già lo stipendio è basso per il contratto nazionale delle cooperative sociali, e poi anche perché ci è stato tolto il 10% di sussidio in più dal contratto nazionale, purtroppo grazie ai sindacati confederali, che non hanno fatto i nostri interessi, ma non so, forse quelli delle cooperative, non lo sappiamo, o forse degli enti appaltanti. Grazie.